l'ironia, la sagacia e i tempi della comicità sono tre qualità che Renato Pozzetto porta con sé da sempre e che non gli sono mai mancate ed è per questo motivo che è riuscito a costruire, e mantenere, una carriera nel mondo del cinema comico italiano che lo attesta, di diritto, come uno dei massimi esponenti della comicità in Italia. Le sue avventure al fianco di giovanissimi attori come Massimo Boldi, Christian De Sica e Paolo Villaggio, hanno rappresentato un vero e proprio pezzo di storia, non solo per le pietre miliari che hanno regalato al pubblico, ma anche per una grandissima gavetta che Pozzetto ha fatto prima di diventare un personaggio amato e riconosciuto. Chi è Renato Pozzetto? Classe 1940. Renato Pozzetto è originario di Laveno Norberto, in provincia di Varese, Lombardia, dove è nato il 14 luglio sotto il segno del cancro, in alcune interviste. Inoltre, l'attore ha ammesso che all'età di 2 anni è scampato, miracolosamente, a un bombardamento e la famiglia decide così di lasciare il paesino e di trasferirsi a Genova. La passione per il mondo del cinema, però, Renato non l'ha ereditata in famiglia dal momento che il papà era un impiegato di banca, mentre la mamma una casalinga che con il mondo dello spettacolo non avevano nulla a che fare. Il successo, per Pozzetto, è arrivato solo a cavallo degli anni 70 quando riesce ad approdare prima sul piccolo schermo e successivamente al cinema. Renato Pozzetto, vita privata. Il grande amore di Renato Pozzetto è stato Brunella, sua moglie per tantissimi anni ma che purtroppo nel 2009 è venuta a mancare, con cui il comico varesino è diventato padre per ben 2 volte, i due, inoltre, si sono conosciuti sul Lago Maggiore e da allora non si sono più lasciati. Anche quando Pozzetto, che per lavoro risiedeva a Roma, decise di acquistare casa nella capitale, ma la moglie, fin troppo radicata nel suo mondo, non ha mai voluto trasferirsi. Punto 4. Curiosità su Renato Pozzetto. 1. È alto 172 cm. 2. Al Gemonio conosce Cocchi Ponzoni, con cui decide di fondare il duo Cocchi e Renato. 3. Durante il periodo della guerra ha patito la fame e per passare il tempo giocavano al gioco delle parole. 4. Non possiede un account Instagram.